Federica, ciao. Ciao, ciao a tutti. Federica Cesarini, benvenuta. Anzi, siamo noi che siamo venuti qua a trovarti dopo davvero questa soddisfazione gigantesca. Come stai innanzitutto? Sappiamo che sei rientrata praticamente da poche ore e ti abbiamo presa al volo. Sì, sono rientrata subito anche per la questione del Covid, perché in Giappone non puoi uscire dal villaggio a meno che non vai nell'aeroporto. Quindi sono sì, un po' stanca, ma felicissima di essere qua e soprattutto di essere venuta subito in canottieri. Senti, ti sei emozionata di più a tagliare il traguardo in barca oppure a superare la linea del gate quando sei arrivata in aeroporto stanotte? Un po' tutte e due. Allora, il traguardo non mi sono resa conto. È stato quello. Poi mi hanno detto, guarda, quando arriverai in Italia ti renderai ancora più conto di quello che hai fatto. Ed è stato così, infatti, perché è stato pazzesco. Poi siamo stati scortati dalla macchina, dalla polizia, ci hanno preso sotto l'aereo, ci hanno riportato sotto l'aereo. Cioè, mamma mia, come VIP proprio. Senti, ma sull'arrivo chi ti ha detto? Guarda che avete vinto. Ma perché... Allora, Valentina, con una freddezza micidiale, mi ha detto, è oro olimpico. Non ci hai creduto, tra l'altro. Io ho detto non ci hai creduto. Nella tua collega no, non ci hai proprio creduto. No, perché poi tra l'altro era già successo in una precedente Coppa del Mondo. Sì, abbiamo vinto e poi non abbiamo vinto. Quindi ho detto con calma. Noi abbiamo cercato il tabellone, però non usciva niente. A un certo punto è uscito, l'ho visto, però ho detto no, devo richiedere conferma. Ho chiesto 3 volte al giudice di gara e alla terza volta mi sono un attimo... creduto, detto che ci credo. Beh, abbiamo visto l'urlo sì, a quel punto, sì, l'urlo sì, che sì. È arrivato. Com'è stato invece il rientro a casa? Perché insomma in queste ore sei stata a casa, si rivive un po' anche tanto, penso, quello che hai vissuto in tutti questi anni, perché una medaglia olimpica non la si vince così per caso, una medaglia d'oro olimpica. Sì, allora l'arrivo a casa è stato bellissimo, poi non mi aspettavo tutti questi striscioni, bandiere. Ho avuto un bel calo di adrenalina ovviamente, perché dopo tutte queste emozioni ho fatto ancora fatica a dormire, però si sta bene. Qui siamo a Gavirati, siamo alla Canottieri, adesso diventerai un po' l'esempio per tanti ragazzi, per tante ragazze che secondo me nei prossimi anni vedendo te potranno scendere in acqua e per tentare di fare il tuo sogno, di realizzare il tuo sogno. Cosa ti senti di dire in questo momento con questa meravigliosa medaglia d'oro? Prima di tutto di venire in canottieri Gavirate. Giusto. A fare canottaggio, che è bellissimo, c'è un bellissimo clima, un bellissimo... Tranne oggi che fuori piove, ma questo non lo diciamo. Però è bella anche la palestra. Assolutamente. E nulla, di credere nei propri sogni, che davvero è tutto possibile se ti impegni.